E benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dada Chan. L'argomento di oggi sarà Konnichiwa everyone, qui è Dada Chan. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi, e Merry Christmas! Buon Natale, ragazzi, finalmente siamo arrivati, manca pochissimo e quindi era il giusto momento di preparare un bellissimo book tag stile natalizio. E questa volta siamo qui per fare a Christmas Carol Book Tag in collaborazione con la dolcissima ma soprattutto simpaticissima SissyTube, che saluto, ti mando un bacione, Sissy, una booktubers davvero tanto tanto alla mano, carina, dolcissima, che merita assolutamente di ricevere tanti tanti iscritti. Mi raccomando, trovate qui sotto nell'info box il suo canale, andatelo a visitare, vedete il suo video a Christmas Carol, mi raccomando. In realtà questo book tag l'abbiamo visto da un altro canale che è It's Me Martin, che vi lascio anche questo sotto in descrizione per vedere appunto il suo video, anche se non so se questo tag è stato creato da lei. Domanda numero 1: deck to holes, le tue cover preferite? Allora, questa è stata veramente difficile per me perché io sono un amante delle cover, non so se lo sapete, cioè io veramente sì, lo so che è sbagliato, però quando devo comprare un libro parto prima dalla cover e poi dalla trama. Sì, sono ignobile, assurda, merito di nascondermi subito all'angolino. Però ecco, insomma, alla fine mi mostro quelle che mi sono subito apparse bellissime a colpo d'occhio nella mia libreria. E sto parlando di The Selection, ma non solo The Selection, tutte quelle di Chiara Cass, in particolare appunto quelle di questa saga di The Selection, sono tutte con principesse veramente bellissime, bellissime. Tutte le volte che ho scritto Ti amo di Jenny Han, scusate, ancora non l'ho letto, però ha una copertina secondo me bellissima. L'altro è assolutamente Fangirl di Rainbow Rubble, anche questo ancora non l'ho letto, ma questo colore Tiffany, non lo so, è bellissimo. E anche retro copertina, è una delle copertine più belle che ho, semplici ma bellissime. Let It Snow, un libro ambientato in inverno o in una terra invernale, bussola d'oro e tutto il resto, quindi queste oscure materie che io ho in questo bellissimo tomo. Ho visto solamente il film della bussola d'oro, ma già dalla copertina vediamo che comunque si è ambientato nel clima delle nevi. Shiver, questo è un libro che ho letto molto tempo fa, è una trilogia, parla di lupi ma è ambientata in un periodo nevoso, nella neve, nell'inverno. Infatti questo libro l'ho sempre comunque ricollegato all'inverno. Da numero 3, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Oddio, spero di averlo pronunciato. Sì, l'ho pronunciato bene. Spero di averlo pronunciato bene, scusate. Un libro il cui protagonista è qualcosa di diverso, tra virgolette, baciata da un angelo. Questa era una trilogia bellissima che io ho amato. È un po' giallo, un po' thriller, però nello stesso tempo è anche una grande storia d'amore che parla di appunto un protagonista che è morto. Quindi il protagonista è sempre in prima persona, ma in realtà è una persona che è morta, e quindi si parla di un angelo. Il protagonista di questo libro è un angelo custode che non riesce a comunicare con il mondo, proprio perché nessuno lo vede, e secondo me è quindi un personaggio molto diverso. È l'ospite di Stephanie Meyer, dove ritroviamo la protagonista che in realtà non è proprio una persona normale, perché al suo interno ritroviamo un'anima che viene da un altro pianeta. Questa anima ha posseduto questo corpo. Numero 4, Holly Jolly Christmas, un libro che ti rende felice. Oh, in questo caso vi metto un ebook che è Ho il tuo numero di Kinsella. L'ho letto un bel po' di tempo fa e spero di leggerne altri suoi finalmente, perché finalmente ne ho acquistati tanti suoi. Allora, mi ha fatto veramente ridere dall'inizio alla fine. La solita storia d'amore,
però con quel velo, non so, di comicità che non può non strapparti un sorriso e quindi non renderti felice. Domanda numero 5. The Christmas Song, la tua storia natalizia preferita. Christmas Carol, vale a dire i canti di Natale che ho raccolti tutti insieme in questa bellissima edizione che riprende appunto quella del film Christmas Carol come appunto il book tag, e secondo me è assolutamente la mia storia di Natale preferita. Ricordare quando ero bambina con la storia di Topolino, Paperino, Paperone è stato bellissimo, bellissimo proprio. Quella rimarrà sempre la mia storia di Natale preferita. Domanda numero 6. Frosty Snowman, un libro con un personaggio freddo o polvere, ma che in realtà nasconde un animo buono e generoso. Il padre del nostro giovane, diciamo, protagonista del libro Doll Bones, che ho letto recentemente di Holly Black, dove il padre in realtà sembra essere una persona fredda e distaccata che, diciamo, tra virgolette, fa del male al figlio solamente per spronarlo a crescere, per fargli dimenticare, diciamo, il fatto che lui non voglia crescere, voglia rimanere bambino per sempre. Inizialmente sembra appunto che gli sta facendo un torto, ma in realtà poi risulta essere, soprattutto verso la fine del libro, molto più buono e disponibile, e da questo capiamo appunto che lo fa solamente per il suo bene. Domanda numero 7. On the housetop. Scusate, queste domande sono un po' strane, il più delle volte non so dare un significato nemmeno io. Comunque, un libro di cui grideresti il titolo a squarciagola dal tetto. Questa domanda è un po' particolare, mi fa un po' sorridere. Lo sapete, è così. Cioè, immaginatemi me stessa che va sul tetto della mia casa e urla Harry Potter! Cioè, hai capito? Così no? Domanda numero 8. Santa Claus is coming to town, un personaggio che si prende cura di un altro personaggio. Questo assolutamente non avevo dubbi. Io prima di te con la nostra Luisa e Will. Luisa si prende cura di Will per tutto il tempo del libro, si può dire, dall'inizio alla fine. The Holly and the Ivy, un libro la cui cover è verde e rossa, quindi i colori soprattutto natalizi. Allora, in realtà sono andata a vedere nella mia libreria, non è che c'erano proprio delle cover con questa tipologia di colorazione, però ce n'era una che ci si avvicinava molto, che era appunto questo I Love Mini Shopping di Kinsella. E questi colori, diciamo che forse questo è più verde Tiffany che verde proprio quello natalizio, però non ho trovato nessun altro libro attinente. Questo ancora non l'ho letto, della nostra Kinsella, e adoro la cover, è fantastica, però sicuramente sarà uno degli ultimi che leggerò perché è quello che mi attira un po' più di meno. Silent Nights, il tuo classico preferito. Allora, questo assolutamente non ho dubbi, e vi dico Il ritratto di Dorian Gray. Mamma mia, questo veramente mi ha lasciato veramente qualcosa. Ero molto piccola quando l'ho letto e quindi è stata una delle prime letture che assolutamente sento di consigliare a chiunque voglia leggere un classico. Non lo so, nonostante il periodo in cui sia stato scritto, è veramente molto avvincente secondo me. Bellissimo. E oltre a questo mi sento di citare anche Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio, perché mi erano piaciuti tantissimo. Domanda numero 11. Baby Tears Cold Outside, la tua coppia preferita. Ah, che bella questa domanda. La mia ship assolutamente è Hermione e Ron, cioè non c'è niente da dire, quella è la mia preferita in assoluto. Adoro Hermione, adoro Ron, non c'è, cioè non posso dire altro. Però in più mi sono sentita di citare anche Eleonore e Park, ed è appunto del libro Eleonore e Park, perché sono caratterizzati molto bene questi personaggi, sono molto diversi ma sono anche molto molto carini insieme. È bellissimo come riescono ad avvicinarsi l'un l'altro, l'interesse che provano l'uno per l'altra, il loro modo di approcciarsi, veramente molto molto bello. Ultima domanda ragazzi. The most wonderful time of the year, tradizione natalizia preferita. Allora, qui mi sento di dire, quindi non parliamo di libri, allora assolutamente l'albero di Natale, vabbè, sarò scontata nel dirlo, e poi mi piace tantissimo anche tutto l'ambiente illuminato, le luci, il calore che emanano queste luci,
come vedete io adoro le lucette, queste infatti le tengo tutto l'anno, però adesso che siamo sotto Natale forse sono ancora più attinenti. E quindi sì, assolutamente il calore che emanano queste luci colorate, bellissimo, assolutamente bellissimo. Bene ragazzi, questo book tag finisce qui. Ringrazio ancora tantissimo Sissi, grazie, grazie per avermi permesso di collaborare con te in questo video. E mi raccomando, iscrivetevi al suo canale. E allora, vediamo un po' chi posso taggare. Spicci Cullen, Giulia Jolie, Candy Chan, Blackie051, Momo Chan Japan, Leila Marmottina. Sì, ce ne stanno tantissimi alla fin fine. Insomma, anche chiunque lo voglia fare, o qualcuno che mi sono scordata di citare, insomma, tutti quelli che lo vogliono fare si sentissero liberi di farlo. E magari se lo fate, lasciate qui sotto in descrizione, tra i commenti il vostro video, che io sono curiosissima di andarlo a vedere. E niente ragazzi, la vostra Dada Chan vi augura tanti tanti auguri di buon Natale, buon anno, e ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Ciao!